che potranno godere di un clima decisamente estivo. Allarme del WWF, a rischio 8.000 chilometri di coste. Cantini. 8.000 chilometri di litorale a rischio ambientale a causa dell'erosione marina, del degrado, della cementificazione selvaggia e dell'innalzamento del mare, che finora ha già travolto e fatto sparire l'80% delle dune ed eroso il 42% dei litorali sabbiosi. Un paesaggio che il mondo ci invidia, ma che rischia di perdersi se non verranno presi provvedimenti concreti. Solo il 30% delle nostre coste, infatti, è rimasto allo stato naturale. Qual è la situazione delle nostre coste? Assieme ai fiumi, le coste sono la parte più fragile del nostro territorio. Le abbiamo massacrate negli anni. 638 comuni sono sulle coste, quasi 18 milioni di abitanti, una concentrazione di popolazione più del doppio della media nazionale. È la fotografia scattata da un dossier del WWF che quest'anno dedica alle coste la festa delle oasi, aprendo a tutti dal 20 maggio le 120 aree protette di tutta Italia. Non solo, lancia anche una nuova campagna, una sfida blu, che da oggi e per le prossime 3 settimane chiede aiuto e sostegno agli italiani da donare tramite un SMS dal costo di 2 euro al numero 45503, attraverso il quale potranno contribuire a proteggere 3 preziose aree costiere. La Sardegna, con le dune forse più belle del Mediterraneo, Scivu, nel sud della Sardegna, attualmente non tutelate, una zona nel parco del Delta del Po e più una zona nelle Cesine, nelle Cese, nel Salento, dove c'è una lingua di terra tra il mare e la zona dei laghi Alimini che deve essere completamente ripulita. Blitz degli animalisti nell'allevamento di Montichiari, liberati i beagle.